Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel nuovo episodio di Clash Royale. Sto per dire Fortnite perché non lo so, mi è tutto viola, mi sa, da lama di Fortnite. Non siamo nell'lama di Fortnite, ma siamo nella nuova season. Proprio così, fresca. Allora, oggi non andiamo a giocare, come vedete è un po' che non giocavo perché stavo per salire di arena e dico adesso lo registro e poi cambia la season e mi inculano. E però... Scusi, fotti. Mio! Non so, è bellissima questa cosa sì, che abbastanza. Fanno tutti a botte per... E poi è un'animazione bella. Vabbè, comunque, oggi siamo qua per provare la nuova cartolina. La nuova cartolina che è il Golem dell'Izir, che se ho capito bene, quando... Schiatta, allora. Dà un po' di Izir all'altro sì, disgraziato. Sì, praticamente è come un golem, quando muore si divide in due, quando però... Rimuore si divide in altri due. Quando quei due muoiono si dividono in due e quando i quattro piccolini muoiono danno uno di Izir. Quindi tu fotti... Non so se è così qua. Così buono. Infatti secondo me lo nerferanno. È cioè, un po' una merda. Tipo danno... Lo debufferanno. Cioè lo nerferanno questa cosa dipende, che... Dipende, cioè... Buffano nel senso che depotenziano questa cosa o nerfano nel senso che... Aspetti che la fotocamera... Dipende dal punto di vista, Jack. Ok, ora la fotocamera... Dipende dal punto di vista. Dipende dal punto di vista, a me non piace. Neanche va. Quindi, ora, cioè, controllando che il volume non è a livello giusto, adesso lo rialzo, così siamo a posto, così sentite anche voi cosa succede. Il masto, ovviamente, l'ho fatto casuale. E mi è venuto un mazzo strano, ma che vive. È divertentissimo. È un mazzo stupido. È un mazzo stupidissimo, ma prima ho vinto. Andiamo tutto con mazzo casuale. Ogni partita cambia mazzo. Sì. Ogni partita cambia mazzo in casuale. Ovviamente ci avevi sempre il Golem. Vai giappo, minchia. Questo batteco qua è fortissimo. Sì, perché quando muore lascia la bomba che fa tanto danno. Fa fastidio. Tra l'altro il pescatore è bello. Cioè il pescatore, È bellissimo. Io non ci giocavo, ho smesso di giocare quando è uscito. Me l'ha dato un ragazzo in scambio, ma è bellissimo. Il pescatore è veramente ignorantissimo. Forte. Il pescatore è forte, sembra una carta di merda ma è fortissimo. Poi ho visto un video in cui c'era tipo una modalità che il pescatore era lì al centro, mi sembrava. Comunque il Golem ha veramente tanta vita. Ma si è ritirato. Jack, sei fortissimo. Ho vinto! Sai perché ti hai riconosciuta, hai visto il nome. Hai visto il nome, soprattutto giapponese. Noi tra i giapponesi andiamo fortissimo. Vabbè, allora gioco questi e fanculo. Il Guardiroyale. Guarda che... Ma ha segato la torre da solo? Sì, segano la torre da solo. È fortissimo. Fanno un mucchio. Vediamo... Perché guarda i piccolini quanto male fanno. Sì, gli dà uno di Izir, era lui. E gli regali 4 di Izir però questa carta qua. Vabbè che costa solo 3 ed è un ottimo tank. Però vabbè, fuori legge, pescatore e via. La cioè, prima partita è andata così. A fine quando c'è il doppio Izir ti fa veramente male. Sì. Fa veramente pescatore. Porca troia. Le pesciate in faccia. Aspettate bacino. A me piace un sacco questa emoticon. Io la amo. Va bene, prima partita, grazie. Ringrazio Winsung che ci segue dal Giappone. E andiamo a fare cose più importanti. Cioè, cambia mazzo. Porca troia, se pesa. Quanto è qua? Pesa, voglio bene. C'hai due golem. Ho entrambi i golem, ho la gelo, ho il drago elettrico, Valkyria. Non ho praticamente niente per picchiare i volanti, però noi andiamo così. Hai il draghetto? Noi andiamo così, è l'unico, però per il resto è una merda. Oddio. Qui è felice. Happy, non vorrei che fosse c'è un telefilm dove c'è il coso che si chiama Happy. Cioè, praticamente un amico immaginario che è un unicorno strano. Ma sai che hanno appena annunciato il Pokémon Unicorno in 8ª generazione? Oh, che dolore! No, che io ci volevo giocare al Pokémon Unicorno! Al Pokémon Unicorno? No! L'ho lisciata! Che sfiga! Goblin, uccidetela! Strupatela! Cioè, quindi adesso a te ti arrivano 4 dei Izir? Secchi, così. Però gli stanno arrivando anche lui. Ecco i tuoi 4 dei Izir. Oddio, un altro! Ciao, cioè, amici! Qui è la gara che ammazza più golem. No, per forza. Adesso sto pensando a come gestire la questione, perché... non ho più l'Izir! Adesso arriva! Gelo! Che miseria! Sicuro! Guarda che la gelo è fortissima, te scherzi? Sì. Adesso ti tiro il mio bel golem e ci metto dietro. Comunque, per 3 di l'Izir è... Per 3 di Izir è enorme. Cioè, con tutta la vita che ha sia lui che quei piccolini. Esatto. La torre va giù.
Zap. Yes. Mi sa che gli rimuovi anche il drago infernale. Yes. Vabbè, sì, il drago elettrico contro il drago infernale se lo mangia. Del mini pack non ho neanche paura che ci arrivi. Ti ha anche unita al moschettiere. Al sir moschettiere. E mi sa che il sir moschettiere me lo struppo così. Ah, bene, che culo. Bravo. Lei si facci farma. Che bellissimo, culo. Bellissimo. Grazie per l'elisir. Ci vediamo. È un mazzo inutile questo. 4 di elisir per 4.4 di elisir. Questo mazzo è orribile. È veramente tremendo. Cioè, tu hai preso 500 danni alla torre, ma hai guadagnato 4 di elisir. Tipo, così eri nell'angolo, cattivissimo. Ci sta. Con Geo, ovviamente. Si sa mai. Si sa mai che faccio troppo pochi danni. Ah, mi sa che la principale va giù. No, ma forse sì. Mi sa di sì. Sì, è andata. Ho vinto! Yeah! Bravo me con i mazzi in cazzo di cazzo. È tremendo. Ah, ragazzi, prima che me lo dimentico, vi ricordo a tutti che siamo a Romagna Comics questo sabato e domenica. Sì. E mi raccomando, venite a partecipare perché. Ma questo è importante. Gratis per... Sì, puoi continuare a unirti gratis, forse. Bene. Basta casuale. Due gol di nuovo. Guarda che un 5.0 mi pare un pochetto. Proviamo. Andiamo dritti così. Cioè, scusa, quanti modi hai? Parate uno golem, domatore. Ho tutti i golem. Master golem si potrebbe fare. Non ce è male. Ne sono tre. Infiniti. Vabbè, intanto. Si va. Ricordiamoci che qui possiamo perdere e dobbiamo riutilizzare il pass. Bene. Dai. Parto di moschettiere io. Giustamente. Penso te che io per venire a Romagna Comics salto la scuola. Bravo. Vabbè, vedo che lei è importante. Io faccio parte del comitato organizzativo. Bello. Hanno allungato il tempo di schieramento dei tre moschettieri. Da un po' anche. E lui ha toppato una palla di fuoco allucinante. Mi sono girato verso la palla di fuoco che mi scliccava. E il moschettiere che si spostava di mezzo centimetro. Che cazzo, che goblin è? Cioè, io sono rimasto un po' indietro. Porca cioè, merda. Tipo una struttura che quando esplode esce un golem. Sì, esce un goblin. Esce un goblin ciccione. Ho visto tanti golem, ho detto golem. Un golem non è un golem. Beh, a livello difensivo non è malaccio, dai. E anche a livello offensivo. Adesso io qua ci metto un altro golem. Così la strega mi dà un po' meno fastidio di quello che mi darebbe normalmente. No, perché tu devi mettere... Sì, no, è troppo pesante sto mazza, è impossibile da usare. Poi andagli col domatore di O. Ma tanto mi fa succhiare che la sfiga. Torre in maniera... Vabbè, no, sfiga, c'ha un mazzo fatto bene lui, io c'ho un mazzo fatto a caso. E si vede. Effettivamente. Ciao amici, è stato bello conoscervi. Madò. Quante partite fai? Questa è la terza in teoria. Dai, ne facciamo un'altra perché la prima non era valida. Perché la prima e la seconda sono la prima. Sì, no, è troppo pesante. Mazzo troppo. È arrivato poco, diciamo. Ah, ti ha mandato il tuo vaccino. Grazie, sono contento del vaccino. Ha preso con onore. Mi raccomando, venite a Romagna Comics, tante cose molto molto belle. Cambiamo mazzo, casuale. Oddio, questo è bello. 3.6 non male, troppe meccaniche da... No, però potrebbe essere normale, lo sapete. Quasi quasi me lo copio. Me lo uso anche normalmente. Battaglia. Anche perché tra l'altro la domatrice è la mia carta preferita praticamente. Mi piace veramente un sacco. Ed è l'unica che mi manca. Io ce l'ho al 12 invece. Io l'unica carta che non... E la sto cercando di tirare su al 13 perché è veramente troppo bella. Forse questo potrebbe essere un mazzo non male perché è un 3.6, ha un buon incantesimo. Bravo che lei pecchi dall'altra parte, che io le seguo. Gli sgherri muoiono dalle frecce? Sì. Oh, che bello. Speriamo ora che non ce l'abbia anche lui. Bravo. Lei fa direttamente lei facci l'isir dall'altra parte. Potrebbe darsi, però vedi che è abbastanza lento, che io gli seguo il pack molto tranquillamente. Potrei già contrattaccare, ma talmente forti che se rimangono da solo gli shotano un ottobre. Sì. Okay. Infatti ci ha messo il mago, lui che si sa mai. L'arciere magico, magico. L'arciere magico è fastidioso in determinate modalità, però normalmente, allora nei mazzi già preparati una palla di fuoco lo sega, senza possibilità di rimando. Adesso io glielo gioco... gioco su due fronti non è male. Mi sa che ha quittato. No, non ha quittato. Però come se avessi quittato alla fine. Cosa? What? Davvero una fulmine usata in questa maniera mi stai dicendo? Ma allora. Che l'altra gli va giù nel mezzo. E l'altra intanto gli ha dato. È bellissimo. Poi non ti ho fatto vedere che nella sfida triple elisir, adesso lo facciamo vedere anche voi, un mazzo tutto goblin nella triple elisir è devastante.
Se metti giù 250 milioni, devi aspettare che ce n'è una quantità, tiri giù una quantità di goblin che è fuori di testa. Beh, c'è un'altra torre. Mi sa che un tristella easy mode. Hai fatto tre tristellamenti e una ruse. Sono bravissimo. Contando anche il primo che è... GGVP, ragazzi. È stato un come avete visto il golem per adesso è buono perché costa poco e dà un mucchio di vita. Ma regala, ma regala tanto elisir. 4 di elisir sono veramente veramente tanti. Sì. Ci prendiamo il premium, che non si sa mai. Io ovviamente arriverò per i cavoli miei qua in fondo. Beh, però dà delle ricompense notevoli, sì. E poi c'è anche l'altra, mi sembra ci sia un'altra sfida. Sì, ce n'è un'altra, però che non è ancora fuori. Tra 3 giorni, sì. Prima ti fanno fare questo. Cosa guardo? Cosa no? Più vabbè, soldi, vabbè, bauli. Prima ci sia la rilota. 100. Bellissima. Uè, questo mi interessa. No, l'emoticon è bellissimo. L'emoticon è stupendo, io la voglio questa. È simpatico. Quella del pass. Quella del pass è veramente bello. Aspetta che prima riscuoto il pass. 10k. Sì. Orca merda. Dai, dammi che ho un cambio. Guarda, vai a vedere quelle cose. A caso. Ma io vedo quella del pass. È vero. Qui, guardiamoci il pass. Le skin delle torri è veramente bella. Ecco, guarda che bello. Dove cazzo lo vedi? Ecco. Ah, questo. È carino, a me piace. Ma ti dà un sacco di oro. Cioè, sì, cioè, veramente tanto. Vai nel negozio. Cioè, perché ti dovrebbe proprio dire quanto oro ti dà, mi sembra. No, l'ho già attivato. Giusto. Bene, ragazzi, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Noi ci vediamo. Ah, è vero, il mazzo. Questo è il mazzo che ho usato nella sfida 3x. È bellissimo. Vabbè, immagino. E poi in realtà al posto del moschettiere, quello da cui l'ho copiato, c'era la cassetta Goblin dove esce il coso. È bellissimo. È veramente gigante Goblin bellissimo. E dietro 250 milioni e mezzo di Goblin. Bellissimo. È bellissimo. Anche perché cioè, tu arrivi a schierare 4-5 capanne. È una figata. Tipo inizio il gioco. C'è va bene, ragazzi. Io capanne. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Da qui a un saluto. Vi aspettiamo a Romagna Comics. Ciao a tutti. Ciao.